Mangiare bene è molto importante. Dice il codice europeo contro il cancro che il 30% dei tumori sarebbe evitabile se avessimo una corretta alimentazione e più del 50% se avessimo dei corretti stili di vita. Allora è importante cercare di seguire quelle che sono le indicazioni base del codice europeo contro il cancro, che parla di dieta sana. Per dieta sana si intende un'alimentazione che ha alla base i cereali integrali, i legumi, la verdura e la frutta, cioè i cibi vegetali devono essere la base della nostra alimentazione, così già come ci diceva la dieta mediterranea. Dobbiamo poi mangiare invece con un po' più di moderazione le carni, specialmente le carni rosse, e cercare di evitare il più possibile il consumo di carni conservate e di bevande zuccherate, perché entrambe si associano a un maggior rischio di sviluppare una patologia oncologica. Inoltre è bene sapere che i cibi troppo calorici non devono far parte quotidianamente della nostra alimentazione, quindi i cibi troppo ricchi in zuccheri, che comunque possiamo mangiare, come ad esempio i dolci, o i cibi che invece contengono troppi grassi, come i formaggi, che comunque occasionalmente possiamo mangiare, non dobbiamo consumarli quotidianamente. L'altra cosa importante che è necessario sapere è che per fare una buona prevenzione è necessario mangiare bene, quindi seguire una dieta sana, ma anche fare attività fisica regolare. Il codice europeo contro il cancro ci dice che dobbiamo fare almeno 30 minuti di attività fisica tutti i giorni, che può essere una bellissima passeggiata all'aria aperta. E poi, oltre questi 30 minuti, se ci piacciono degli sport, abbiamo il piacere di ballare o altre cose che rientrano nell'attività fisica, è bene che le facciamo. L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è impegnato nella ricerca anche in ambito nutrizionale, proprio per cercare di capire che cosa è bene fare per una buona prevenzione sia nelle persone sane sia nelle persone che hanno già avuto una malattia oncologica, per cercare di limitare l'insorgenza di recidive o di metastasi. Per questo esistono diversi progetti. Tra questi progetti, alcuni molto interessanti sono il progetto MEMEME, che si svolge presso il campus Cascina Rosa, che è rivolto a tutte le persone che hanno più di 50 anni e che hanno un girovita un pochino elevato.